Sia la reciterà Aurora ed è dedicata a tutte le persone che hanno sofferto per la guerra e infatti è intitolata E come potevamo noi cantare, di Salvatore Quasimodo. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello, dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde di Salici, per voto, anche le nostre cedre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. La battuta di mare ci andrebbe tutta, eh? Queste bambine vi reciteranno una poesia di Charles Follerot che è dedicata al tema della pace. Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da te, ci sono milioni di esseri umani che sono pure tuoi figli e nostri fratelli. Che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame. Che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo. Signore, fa che nel mondo sia sempre solamente la pace.